e benvenuti in questo nuovo video ricetta. Oggi prepareremo insieme la pizza napoletana fatta in casa. Abbiamo bisogno di 800 g di farina, io uso quella per pizza, 25 g di sale, 500 ml di acqua a temperatura ambiente, 2-3 g di lievito, una bustina di zucchero che equivale a 5 g di zucchero ed infine 25 g di olio. Io uso la planetaria, eccola lì già in posizione. Allora, come primo passaggio io mescolo il lievito, eccolo qui, il lievito in farina. Aggiungo sale, il sale e lo zucchero in acqua. Dopo aver fatto questo, passiamo alla planetaria. Verso queste la farina con il lievito. Eccoci qua. A velocità 2. Inizio. Ecco, dopo aver versato tutto il composto, aspettiamo che la palla diventa bella bella liscia. Sempre a velocità 2. Dopo la consistenza della pasta già si è cambiato e la lasciamo impastare così per circa 5 minuti. Ecco ragazze, l'impasto è ancora un po' molle, quindi io lo metto sul tavolo e lo lavoro un po' a mano. Non aggiungo tanta farina, ma giusto la quantità per far sì che diventi meno appiccicosa. Dopo aver impastato anche a mano, vedrete che prendo una ciotola dove metto all'interno il panetto di pizza e incido una X che mi fa rendere conto di più quanto cresce. E dopo lo ricopro con una pellicola e gli metto anche il coperchio della ciotola e lo lascio lievitare per 6-8 ore. Una volta fatto questo procedimento, poso il contenitore in un posto dove non ci sono sbalzi di temperatura e corrente d'aria. Mi sono preparato una teglia con la carta da forno dove vado ad appoggiare i panetti divisi. Questa è la pasta lievitata, ora la passo sul tavolo da lavoro e poi formo un filoncino. Eccolo qui, la pasta è morbida e molto molto elastica e formo ogni panetto di circa 250 grammi ciascuno. E ora vi farò vedere anche all'interno quanto è bella cresciuta, tante tante bollicine.
Ora sto dividendo i panetti e ogni panetto, come ho già detto, è di 250 grammi. Da preparare i pomodori, la rucola, il basilico, Sì, basilico, mi mozzarella, piace basilico. gli oyster, ricottina, prosciutto e prosciutto. Poi qui Aiuto. c'è il pelato No, è superco. che abbiamo frullato, passato. Allora, la cottura è padella grill, quindi noi abbiamo iniziato a riscaldare la padella. Io ho questa per la piadina, se voi avete una padella normale usate la padella normale. E qui a grill, solo non ventilato, normale. Eccolo qua. Io ho iniziato a mettere a grill ventilato così il calore si estende di più e in più la griglia cercate di metterla proprio sotto al grill. La griglia era troppo sotto, quindi l'ho messa un po' più giù, così la pentola va bene. Dopo aver messo il panetto di pane sul tavolo, dal centro spingiamo l'aria verso i bordi, facendo come i procedimenti che sto facendo io nel video. Io arrivato a un certo punto la pasta la prendo tra le mani e la stendo senza toccare i bordi. Questa volta io lascio pochissimo bordo perché questa è una pizza col cornicione ripieno, quindi non mi serve che il bordo sia alto. Infatti, ecco che ho preso la ricottina e ora la metto tutto intorno al bordo. Riempio quasi tutto qui, mi aiuto con le mani perché non riuscivo col cucchiaio, non mi veniva bene. Ed arrivata ad un certo punto, vedete che chiudo la pizza senza ricorta perché volevo fare la pizza a racchetta. Infatti mi è venuta bene, sono contenta di questa cosa. Ora avvolgo la ricotta con la pasta di pizza, quella che è più fuori, e da una parte la chiudo come se fosse una pala. Ora inizio a togliere un po' di caos in giro ed eccola qui, ed ora la passo sulla pentola riscaldata e la metto sul fuoco. Aspetto che sozzi. Allora, sul fuoco la pizza resta finché noi non vediamo che si è cotta sotto. Infatti io la giro spesso per far sì che non si attacchi, anche se comunque è una padella antiaderente. Qui ora ci metto la mozzarella sopra. La mozzarella la metto sempre un pochissimo tempo prima che vada in forno, in modo che non si secchi troppo. Ora la passo in forno, ed eccola qui, e qui resta finché il bordo del cornicione non diventa più scuro. Poi sì, qua sto aggiungendo i pomodorini perché questa è la pizza con ripieno di cornicione, ripieno di ricotta, rucola, pomodorini e prosciutto crudo. Comunque stavo dicendo, la pizza, eccola qui, come è venuta, resta in forno fino a quando non vediamo che il cornicione si brucia un pochettino. Ora un'altra pizza, un'altra stesura di pizza. Il procedimento
Il procedimento sia della stesura che della cottura è uguale a quella precedente. L'unica cosa che cambia è che in tutte le pizze senza il cornicione ripieno si lascia un po' più di cornicione. Questa è la pizza gâteau, quindi ora sto mettendo le patate, le patate bollite, poi schiacciate e condite con sale, pepe e formaggio. Poi aggiungo la mozzarella, l'ultimo pezzetto lo mangio io. E niente, spezzetto un po' la mozzarella perché i pezzetti erano un po' troppo grandi. E nel frattempo aspettiamo che si cucini, aggiungo anche altri due pomodorini così per renderla un po' più gustosa. Ora controlla se si sia cotta un po' ora che ho fatto lo zoom, vedrete che sotto ci sono delle parti un po' più scure, dell'impasto un po' più scuro. Ciò significa che la pizza si sta cuocendo e che bisogna, eccola qui come ora, che bisogna passarla in forno. È arrivata l'ora di passarla in forno. Dopo passata in forno ci resta fino a quando, come quella di prima, il cornicione non diventa bello bruciacchiato. E niente, ho aggiunto anche il prosciutto crudo. E tra un po' vedrete che la tiro fuori e la giro così, guardate, dove e passo la pizza cruda all'interno, cioè la parte cruda all'interno e la parte cotta all'esterno. E così si fa finché la cottura non sia omogenea e buona. Si lascia sia il forno aperto perché così l'umidità esce fuori e la pizza non è croccante, ma bensì è bella morbida proprio come quella della pizzeria. Ora qui c'è ancora un'altra pizza già stesa, già messa in padella, però questa è la classica margherita. Ecco qui, questa sto facendo vedere quella con la rucola, la classica margherita. Eccola qui, vedete che già quando va in padella i bordi iniziano ad alzarsi, il calore inizia ad alzare i bordi. Ora è passata in forno e a metà cottura più o meno del forno aggiungiamo la mozzarella, altrimenti diventa troppo troppo secca. Eccola qui che viene girata. Ed ecco le pizze. La pizza il giorno dopo, guardate, ancora morbida. E poi questa, vabbè. Questa è quella che si conserva sempre mio marito perché gli piace tanto anche il giorno dopo ed è morbidissima e ha lo stesso sapore. Quindi vi consiglio questa ricetta. Ecco ragazzi, questa è la mia ricetta per la pizza napoletana fatta in casa. Spero che il video vi sia piaciuto e che la videoricetta vi sia utile. In caso vi fa piacere, lasciate un like e seguitemi per i prossimi video. Buona giornata! Ciao ciao!